Cosa cavolo è appena successo, ragazzi? Cosa cavolo è appena successo? Ciao ragazzi, oggi facciamo un po' di spinning alla trota in un ruscello veramente veramente piccolo con pochissima acqua, sperando come prima cosa di riuscire a scappottare. Se poi esce la big, io ne sarei più che soddisfatto. Prepariamo l'attrezzatura e ci vediamo subito in pesca. A dopo ragazzi. No, bella! Ragazzi, guardate che bel posto. Ora proverò a scendere lungo tutta questa parte qui senza farmi vedere, o meglio farmi vedere il meno possibile, e se da lì non riuscirò a lanciare proverò sul lato destro della pozza. Ricordatevi sempre che i fiumi, quando si va a pescare la trota, vanno sempre risaliti. Ragazzi, lascia una bellissima trota, la vedo da qua. Ora provo a lanciare nel punto che voglio, con molta precisione. Eccola. Ah, l'ho persa. Vedete, comunque, è bastato spostarsi rispetto a come siamo arrivati sulla buca iniziale, e spostandomi ho subito trovato il punto dove le trote stazionavano, ovvero appena al di sotto del tronco che è appoggiato sull'altro lato della buca, sull'altro versante del fiume. Se io avessi fatto il fiume partendo dalla parte di là, probabilmente, persa, probabilmente non mi sarei neanche accorto delle trote che erano ferme in superficie ad aspettare l'insetto. Sta di fatto che col primo lancio comunque non sono stato abbastanza preciso e abbastanza furbo. Ce l'ho, eccola qua, piccola troterellina. E adesso la liberiamo. Secondo me, per la mia esperienza, quel che ho sempre visto, la prima trota che attacca l'esca, si è lanciata nel punto giusto e nella maniera più silenziosa possibile, la prima trota che attacca è quella più grossa. A me è sempre capitato così.
Poi ovviamente non è una regola scientifica, quindi, però maggior parte delle volte è sempre stato così. Tornando alla rubrica posti pericolosi, non so se si può vedere qua le frane cosa cavolo fanno. Allucinante veramente. Ora dovrei riuscire a scendere da questa parte qua, non so come, ma dovrei farcela, dovrei provarci perlomeno. Ci vediamo giù ragazzi, sperando di non farlo troppo in fretta, sperando di non rotolare. Direi che la missione è compiuta, adesso proviamo a continuare la nostra ricerca delle piccole trote. Ragazzi, ho fatto una fatica della Madonna per venire fino a qua, ma voglio prendere un'altra trota. Ne ho perso un paio, ma è da troppo che non ne prendo un'altra. Ah, persa, cazzo, persa. Ragazzi, che palle. Mi sto perdendo tutte. Ok, ce n'è un paio. Ce n'è un paio che continuano a uscire, inseguono e poi scappano. Quindi giochiamocela bene, con calma, pazienza. Niente. Vedete ragazzi, le trote erano tutte qua sotto, pronte per, diciamo, mangiare, ma abbiamo commesso un po' di errori e ce le siamo fatte scappare a sto giro. In molti danno per scontato la pesca sul fiume perché dicono, vabbè, la trota è lì, la pozza è lì, in teoria è così facile, una volta che butto l'esca è un attimo. In realtà, come state vedendo, non è proprio così, basta fare anche magari qualche piccolo errore per giocarsi la possibilità di portare a casa una bella cattura. Ce l'ho, guardate qua ragazzi, va, bella, bellissima, ragazzi, ragazzi, che trota ragazzi, guardate qua, guardate qua, guardate qua che la porto, va che la porto a casa, sì così, sì così, guardate che bella, finalmente, guardate qua che roba. Siamo a quota 2. Ragazzi, non ci voglio credere, non ci voglio credere. Ragazzi, neanche il tempo di liberare la prima trota, subito, guardate qua, la seconda. Non ci voglio credere, guardate che colori. Cosa cavolo è appena successo, ragazzi? Cosa cavolo è appena successo? Non mi capiterà mai più nella vita una roba del genere. A riprovare sulla stessa buca. E guardate qua ragazzi, ragazzi, io veramente non ho parole, cioè una roba così a me nella mia vita non mi è mai capitata. Dopo la prima trota decente, quindi di una taglia abbastanza bella, e un paio di trote piccole perse, sono arrivato a questa buca dove non solo ho preso una bella trota all'inizio, proprio appena primi lanci, ma la cosa ancora più incredibile è che dopo aver preso la prima ho detto, bah, anziché liberarla subito avvicinandomi alla pozza dove l'ho presa, teniamola un attimo nel guadino
e proviamo un altro lancio. Incredibile, ma veramente incredibile, non mi è mai capitato. È arrivata la seconda. Due fare stupende, maschio e femmina. Sicuramente sono Fario, non so se sono Puccini o che, me lo direte qua sotto nei commenti. Però, ragazzi, che giornata. Adesso continuo l'ultima parte di fiume, dove il tratto si restringe, l'acqua sempre meno. E direi che non dico neanche, la giornata è finita qua, perché dopo quello che è appena successo potrei aspettarmi di tutto oggi. Quindi ragazzi, continuiamo a risalire il fiume e speriamo in bene. La nostra avventura, ragazzi, finisce qua. Alle mie spalle l'ultima buca che ho provato. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e lasciate sotto un bel commento della parte che più vi è piaciuta. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video.